La guerriglia è tornata nelle strade d'Egitto e questa volta non di venerdì. Anche oggi però la giornata era festiva, si commemorava la guerra del Kippur, quella combattuta e persa nel 1973 contro Israele. Giorno di festa dunque che, come i venerdì di preghiera, ormai coincide quasi sempre con cortei o postefazioni che si scontrano. Anche oggi il copione si è ripetuto. I sostenitori del deposto presidente Morsi e dei fratelli musulmani, ormai tornati in clandestinità, sono scesi in strada e hanno deciso di marciare verso piazza Tahrir, luogo che è il simbolo della rivoluzione del 2011, che portò alla cacciata di Mubarak e alle prime elezioni democratiche che spianarono la strada a Morsi. Che però il potere lo ha mal gestito, visto che dopo un anno solamente gli egiziani sono tornati in strada per chiederne la cacciata. Gli antagonisti dei fratelli musulmani non hanno aggradito la marcia su piazza Tahrir e non ci è voluto molto ad arrivare allo scontro fisico. Gli scontri tra le due fazioni, con lanci di sassi e spranghe di ferro da una parte e dall'altra, non si sono placati con l'arrivo della polizia e dei carri armati dell'esercito. Anzi, la situazione è degenerata in tutti contro tutti, con al centro i militari che lanciavano lacrimogeni in ogni direzione. Ad avere la peggio sono stati al Cairo i sostenitori di Morsi. Tra le loro fila si contano quasi tutte le vittime, una trentina per ora i morti accertati, un'ottantina i feriti, ma anche nelle altre città egiziane come Alessandria e Suez le strade si sono macchiate di sangue.